la reazione sia stata molto, molto positiva, ma poi soprattutto c'è qualcosa che si innesca tra di noi, che ogni volta è diverso, e questa sera è stato per noi molto stimolante. Beh, penso sempre che sia straordinario che qualcuno decida di uscire di casa per venirmi ad ascoltare, non lo do mai per scontato. E quindi quando si suona davanti a un pubblico, oltre al rispetto enorme per chi decide di prestare la propria attenzione al mio lavoro, alla mia musica, al nostro progetto in generale, c'è anche quell'eccitazione che poi non si sa mai come va a finire, insomma. Tornerà nelle Marche? Assolutamente sì. Portiamo, che domanda difficile, portiamo cose belle, quindi questa cosa cerchiamo, almeno cerchiamo di comunicarla al pubblico. È uno spettacolo giocato tutto sull'intensità, l'intensità delle parole e della musica. Riuscire a trovare l'equilibrio è una continua ricerca di improvvisazione e di incontro. Come riuscite a portarlo sul palco, questo incontro di tre individui con tre strumenti diversi? Beh, innanzitutto perché c'è proprio un incontro di persone, e questo è la scintilla che fa scattare tutto. E poi è un ricercarsi costantemente, sempre, ricercarsi dal punto di vista visivo, emotivo, empatico. E in questo modo appunto si cerca di comunicando costantemente, di far nascere qualcosa, di muovere, di spostare queste cose, di portarle alle persone. Ci fanno salire sul ponte? Uno per uno, loro si mettono il cappello dell'alta uniforme e poi te ne sparano in faccia una del tipo: banda di carogne, è la guerra, la guerra. Adesso li abbordiamo, questi porcaccioni che stanno sulla patria numero due, e gli facciamo saltare la pignatta! A me! Avanti! C'è tutto quello che ci vuole a bordo! Avanti tutti in coro, spariamone una forte per cominciare da far tremare i vetri! Viva la patria numero uno! Che ci sentano da lontano! Chi griderà più forte avrà la medaglia e il confetto del buon Gesù! E quelli che non vogliono crepare in mare potranno sempre crepare in terra, dove si fa ancora più fretta di qui! Sicuramente uno spettacolo che parla della guerra, che parla della follia, della vecchiaia, della morte, per cui con un taglio ovviamente tipico di Céline, quindi cinico, ironico, pungente. Certo, sì, non è uno spettacolo, non è una commedia napoletana, insomma, però penso che sia altrettanto piena, ecco, sia una cosa appunto che non sia assolutamente retorica. La tua voce e il tuo corpo diventa uno strumento in più sul palco. Come misuri il tuo intervento e la tua presenza assieme agli altri musicisti? Sì, in realtà sono appunto uno strumento, infatti è un po' un concerto più che uno spettacolo, cioè anch'io lavoro come se fossi uno strumento, la parola stessa è utilizzata più, cioè spesso anche per i suoni, per il suono in sé, oltre che per il significato, anzi magari cercando di dargli dei significati in più con un suono. Ho tre microfoni, un microfono pulito, gli altri due effettati, uno con una loop station, quindi che posso mandare al loop la mia voce, e questo serve in alcuni casi a ricreare degli effetti particolari. Quindi appunto sono seduto a un tavolino e come una voce di un pensiero, ecco, non è una voce interiore, non è una quindi in qualche modo la suono per cercare di rappresentare il movimento appunto dello stomaco, del cervello, mentre avviene, non è una non sono in piedi a fare niente, ecco, è come una voce che ragiona, e spesso quando si ragiona e si soffre e si sentono delle musiche, dei rumori, delle parole, no? Cioè cerchiamo di restituire un po' quella complessità del cervello, in qualche modo umano, così. Sono
Sì, devo dire che questo festival ci dà grandi soddisfazioni, siamo andati molto bene la prima sera, andremo benissimo questa sera, il pubblico è già presente e numeroso, vi sono persone che vengono da un po' tutte le parti della regione, quindi è un festival che si sta ampliando non solo al territorio locale ma diciamo ha una dimensione più ampia. Sì, rientra nelle finalità istituzionali della Fondazione quella di promuovere la cultura e quindi eventi come questo rientrano pienamente nelle nostre finalità ed è un momento che tutta la comunità sente in maniera particolare ormai da molti anni e quindi è diventato un appuntamento fisso assolutamente da non mancare.